Allora, buongiorno. Buongiorno. Ok, perfetto. Allora, la conferenza stampa sulle novità della progettazione del Palazzo Boccatrezza a Veronetta. L'assessore e il vice sindaco Zanotto adesso vi illustra. Poi per i dettagli ci sono i dirigenti del comune, l'architetto Paloschi che segue il progetto e la nuova dirigente che salutiamo, l'architetto Gianello, la nuova dirigente dei settori monumentale, civile e impiantistica. Prego, vice sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi siamo a presentare la delibera di giunta relativa appunto alla riqualificazione che nel suo complesso abbiamo sempre definito la riqualificazione di Veronetta, quindi il famoso bando delle periferie, che all'8.2 prevede il restauro conservativo di Boccatrezza. Diciamo che questa è una delibera particolarmente importante perché da oggi possiamo dire che fra un anno partiranno i cantieri. Progetto definitivo, quindi il via a quello che è appunto l'approvazione, seguirà poi a gennaio quello che sarà il progetto esecutivo, quindi di conseguenza con la gara si andrà ad affidare all'impresa la realizzazione di quella che sarà il restauro conservativo di tutto il complesso di Boccatrezza e appunto di quello che viene definito all'interno del progetto approvato appunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ci ha conferito il finanziamento, quello che è appunto il bando delle periferie nella sua generalità. Per quello che riguarda il progetto definitivo di cui stiamo parlando e di cui è stata approvata in giunta la delibera, parliamo del restauro conservativo del compendio di Boccatrezza, perché ricordo che stiamo parlando di un compendio di circa 4.350 metri, che comprende il Palazzo Boccatrezza in sé, che è il lotto A, e una serie di altre superfici, tra l'altro una parte che è quella del giardino che si trova all'interno del cortile e poi di quello che all'interno di quello che è il restauro comprende altre due superfici che in questo momento sono due immobili, uno che è definito, stavo cercando, eccolo qui. Allora, Palazzo Boccatrezza. L'edificio affiancato su via 20 Settembre, che è un edificio realizzato negli anni 30 come casa del giovane fascista attualmente abbandonato, l'edificio poi che un tempo ospitava le scuderie su affaccio su via 20 Settembre attualmente in uso alle associazioni locali del territorio, oltre che al giardino aperto al pubblico che attualmente si trova appunto nel compendio. I lavori per un ammontare di 11 milioni di euro e 50 saranno appunto dedicati per poter restaurare questo che nel suo compendio, nella sua struttura, avrà una destinazione varia, ma con disponibilità proprio per quello che si prefigge l'obiettivo del bando delle periferie, servizi alla comunità, quindi uffici comunali, servizi sociali, aree destinate alle associazioni e spazi anche di co-working per poter quindi condividere anche esperienze lavorative all'interno di un complesso che viene messo a disposizione appunto di tutta la comunità. Passo per quello che riguarda i dati tecnici all'architetto Paloschi e all'architetto Giannello per una breve descrizione su quelli che saranno le tipologie di lavorazioni che verranno eseguite, proprio nella formulazione della parte tecnica del progetto definitivo che seguirà poi esecutivo e direzione lavori per poi iniziare la cantierizzazione. Prego. Allora, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ha già descritto, come dire, gli interventi nel suo complesso di questo, diciamo appunto, complesso monumentale nel cuore del quartiere. È proprio nel cuore perché è compreso tra le due vie principali di Veronetta, che sono via San Nazaro e via 20 Settembre. L'intervento appunto mira alla conservazione del bene. L'edificio, come dire, primario viene realizzato nel 1500, a metà del 1500, e da parte dei conti murari della Corte Bra. Oggi Palazzo Boccatrezza perché successivamente fu acquistato appunto dalla famiglia Trezza, alla metà del 1800. La famiglia Trezza che poi lasciò come lascito al comune di Verona nei primi anni 20 del Novecento, edificio che comunque tra le due guerre non ebbe, non fu mai, fu un po' abbandonato a se stesso,
e il comune lo fece una ristrutturazione importante, siamo negli anni 70, quando viene poi destinato fino al 2011 all'Istituto d'Arte Nani, insomma, che appunto fino a 10 anni fa era presente nell'edificio Boccatrezza. Difatti questo complesso si leggono tutte le trasformazioni, c'è cioè l'ala del 500, la parte dell'800, la parte del 900, la parte dei primi anni 30, le trasformazioni. Il progetto mira comunque a conservare e a leggere quelle che sono le stratificazioni, cercando comunque di eliminare superfettazioni o cose incongrue sull'obiettivo del progetto, che è quello di dare, in base alle funzioni che sono pubbliche naturalmente, ma come servizi di quartiere, per associazioni, per eventi, per manifestazioni, per mostre, per far rivivere anche il giardino, perché c'è un edificio a servizio che in realtà dà la possibilità anche di fare della somministrazione, per cui anche di far vivere in vari momenti della giornata questo palazzo. Questa è l'idea, e che sia aperto e che sia attraversabile in qualsiasi momento. E per cui il progetto è mirato alla conservazione, ma alla massima flessibilità degli ambienti, con un'impiantistica mirata all'avanguardia, in modo che permetta anche di far utilizzare contemporaneamente più associazioni o più eventi, e nello stesso tempo, anche se viene utilizzato poco, di essere, come dire, calibrato proprio in ambito di una gestione, di far funzionare solo la parte che al momento può essere interessa, diciamo. Grazie architetto. Se vuoi aggiungere, comunque la cosa importante da sottolineare è che è un tassello importante di quello che dicevamo prima, bando delle periferie, tassello importante perché, ahimè, qualcuno pensava che noi non saremmo stati in grado di andare avanti, ma in realtà procediamo, questo è un ulteriore tassello, che sono appunto gli 11 milioni di euro del bando delle periferie investite sull'8.2, andiamo avanti con la parte progettuale, non ci siamo mai fermati, questo lo dimostra anche la recentissima delibera che quindi è stata approvata in giunta. Ripeto, a gennaio proseguiremo con il progetto esecutivo e poi per bandire la gara, e quindi per poter dare poi inizio ai lavori presumibilmente a un anno da oggi. È un tassello importante anche perché vede coinvolto in questo progetto soprattutto quello che è un palazzo storico, ma un compendio storico, compreso il giardino, di quella che è una rivoluzione del quartiere. Veronetta è partita proprio per il subbando ministeriale con un investimento su questi edifici, proprio per cambiare il volto del quartiere, per cambiare il volto di questa parte della città. Era per noi fondamentale proseguire nelle lavorazioni, e in questi mesi l'abbiamo fatto, tant'è che questo progetto appunto è entrato veramente nel vivo di quello che è l'iter amministrativo, che porterà poi a una rigenerazione urbana non solo di questo sito, ma in termini generali di tutto il quartiere, grazie alle funzioni che verranno inserite in questo nuovo compendio. Non ho altro da aggiungere. Allora, vice sindaco, in questo modo hai già risposto a una domanda che era arrivata, appunto, che chiedeva se i tempi erano certi, perché fino all'anno scorso sembrava che appunto non arrivassero i soldi, che il comune fosse fermo, che il bando delle periferie fosse congelato. In realtà no, tutto. No, anche perché la fase progettuale, scusami Mirella, la fase progettuale e il fatto che noi siamo arrivati a questa delibera è perché il comune ha già affidato al progettista tutta questa competenza, tant'è che il progettista ha sviluppato un primo progetto definitivo che abbiamo approvato a testa oggi con questa delibera appunto, e le fasi successive per cui è stato incaricato prevedono la redazione del progetto esecutivo, per cui poi possa essere messo in gara d'appalto, e lo stesso raggruppamento seguirà anche la direzione lavori. Per cui dal punto di vista amministrativo i professionisti incaricati per poter seguire questo progetto sono già stati individuati e stanno già lavorando. E quindi appunto il comune ha rispettato tutto il suo cronoprogramma. Esattamente. L'unica altra domanda che è arrivata è appunto poi ci sarà la rigenerazione a partire dal cantiere dell'estate prossima, e per quanto durerà il cantiere
all'incirca, e invece adesso, da qui alla fine del cantiere, cos'è che è accessibile o fruibile? Architetto, se vuoi allora dare... adesso è accessibile il giardino e in più, entrando da via 20 Settembre, la casetta dell'ex scuderia che si trova a sinistra, che è in uso a un'associazione. Esatto. Ecco. Giardino che comunque chi va è proprio animato e utilizzato. Quindi è già utilizzato. Nell'arco della giornata. Chiaramente durante i lavori... Certo, sì. L'obiettivo è quello, sì, cercare di lasciare comunque degli spazi, però insomma l'intervento è impegnativo perché di lavori sono più di 8 milioni e mezzo. Sicuramente ci vorranno almeno 2 anni per fare i lavori, un intervento così, non è un edificio nella parte cinquecentesca, che sono presenti nei salone, sono presenti affreschi, c'è il loggiato del Farinati che è tutto decorato. E stiamo portando avanti dei monitoraggi, allora sono state fatte un sacco di indagini proprio che nel periodo del lockdown, nel senso abbiamo aspettato il giorno dopo che finisse il lockdown per entrare con i restauratori e le ditte specializzate, indagini su strutture, sui materiali, sui terreni, insomma le classiche indagini che si fanno in maniera molto, molto approfondita. Da qua un progetto sin dall'inizio condiviso tra l'altro con la sovrintendenza, che è uscita già più volte, ha avuto modo di vedere insomma, e anche di in qualche modo apprezzare il fatto che finalmente si riesca a restituire un bene così importante insomma, per la città. Posso dire che nella durata del cantiere andremo a verificare situazione per situazione, lotto per lotto, perché come ho descritto prima, in realtà all'interno di quello che è il lotto 2 sono stati individuati lotto A, B, C e D, che significano il Palazzo di Boccatrezza, i due edifici che si trovano all'interno del parco, del giardino e poi il giardino aperto al pubblico. È chiaro che nell'ambito di quelle che sono le funzioni anche propedeutiche alla ristrutturazione, perché ovviamente le gestioni cantieristiche compromettono comunque che ci sia una sicurezza e un presidio del cantiere che non possa prevedere ovviamente la presenza di altre persone, però lavorando sui singoli lotti potrebbe anche essere che a step successivi, nella durata globale del cantiere di 2 anni, ci sia la possibilità di utilizzare parte dell'immobile, o meglio parte di quelle palazzine che sono appunto su via 20 Settembre e il giardino, in maniera parziale, dando sempre quindi la possibilità ai nostri cittadini di poter frequentare quel sito e non chiuderlo completamente alla comunità. Però queste sono fasi che dovremo condividere anche col direttore lavori, perché è essenziale capire nel cronoprogramma quali saranno le fasi di lavorazione, di ristrutturazione, di restauro, per cui su questo risponderemo nei momenti in cui avremo una puntuale situazione data dal progetto esecutivo su cui stanno lavorando. L'ultima cosa, io non ho altre domande, adesso non so se ce ne sono qua, l'ultima cosa è se vuoi ricordare, Assessore, l'appuntamento di domani. Sì, domani c'è un appuntamento peraltro molto bello collegato a quello che è la storia del Palazzo Boccatrezza. Ci sarà quindi la possibilità all'interno di questo evento che viene fatto domani sera, ora stavo cercando l'orario, perfetto, scusatemi. Ora, all'interno dell'evento del Capitale della Cultura apre il Palazzo Boccatrezza e quindi è uno degli appuntamenti che raccontano la rigenerazione umana e urbana. È domani alle ore 18, ma nell'occasione ci sarà anche la possibilità di vedere anche alcune slide, alcune immagini, diciamo di sbirciare un po' quelli che saranno anche le ipotesi progettuali di ridefinizione di qui per la parte puramente edilizia, ovviamente che è un po' la mia materia, rispetto a quello che sarà il restauro conservativo del sito. Ecco, domani saranno presenti i progettisti. Ah, ecco, quindi se noi siamo come ufficio oggi, ma domani diciamo che ci saranno anche loro. Grazie. Bene, grazie. Grazie, buona giornata a tutti. Buongiorno.